Desertificazione e degrado del suolo avanzano in tutto il pianeta. Nel mondo, circa 500 milioni di persone vive in aree di grave deterioramento, soprattutto in Africa, Asia, Medio Oriente, Sud America, Stati Uniti e Australia. Anche in Europa e in Italia la desertificazione è già evidente su quasi il 30% del territorio, principalmente al sud, ma anche in Veneto, Piemonte ed Emilia-Romagna. Lo evidenzia l'ISPRA. A rendere sabbioso e poco fertile il terreno, più friabile e soggetto a frane, non è solo l'aumento delle temperature. Tra le cause del degrado ci sono anche la perdita di qualità degli habitat, l'erosione del suolo, la frammentazione del territorio e la densità crescente di coperture artificiali. Traffico, i grandi inquinatori sono i pendolari. Intervenire in modo mirato per incentivare i veicoli elettrici tra chi usa l'auto per andare al lavoro può fare la differenza nel contrastare l'inquinamento dell'aria, che minaccia sempre di più la salute degli italiani. Strategico in questa lotta uno strumento oramai rodato, lo smart working. Lo sostiene una vasta ricerca pubblicata su Nature Sustainability, condotta dal CNR e dalla Sapienza di Roma a Firenze, Roma e Londra. L'analisi ha evidenziato che il 10% delle strade più trafficate può arrivare a concentrare quasi il 60% delle emissioni di tutta la città. Allo stesso modo, il 10% dei veicoli più inquinanti può generare oltre la metà delle emissioni. Il mare ha un nuovo inquinante, il plastitar, plastica e catrame. La scoperta è avvenuta alle Canarie e i ricercatori hanno sottolineato che si tratta di una combinazione diversa da qualsiasi altro inquinante visto finora, una nuova minaccia per gli ambienti costieri. Il plastitar si aggiunge a un triste elenco di derivati della plastica in mare e si forma a seguito delle fuoriuscite di petrolio nell'oceano. Alle Canarie è stato ritrovato in vaste zone, probabilmente a causa della vicina rotta per petroliere. La scoperta alimenta il quadro emergente di un ciclo globale della plastica che si muove attraverso l'atmosfera, gli oceani e la terra, inserendosi in processi naturali come il ciclo del carbonio. Nucleare e gas fuori dalle fonti considerate sostenibili in Europa. Lo hanno votato le commissioni Ambiente ed Economia dell'Europarlamento in seduta congiunta, rigettando la precedente proposta della Commissione per stabilire la tassonomia verde, ovvero quali attività economiche siano ammesse come praticabili dal punto di vista ambientale. L'Europarlamento voterà nuovamente una mozione di rigetto della norma nella plenaria dal 4 al 7 luglio e se raggiungerà la maggioranza assoluta, ovvero la metà più uno dei no tra gli eurodeputati, dovrà cadere. La decisione è stata presa con 76 voti a favore e 62 contrari, 4 gli astenuti. Inizia ufficialmente il periodo degli incendi. Fino al 20 settembre i principali divieti a protezione dei boschi prevedono l'obbligo di evitare la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali. No ai fuochi all'aperto fino a 100 metri dai boschi o nei pascoli. No a motori e fornelli che producono scintille o braci, ma è vietato anche fumare nei boschi e nei pascoli e sostare con autoveicoli in zone non asfaltate all'interno di aree boschive. Divieto di accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi o lanterne volanti. L'estate scorsa per l'Italia è stata particolarmente devastante, sono andati in fumo circa 160.000 ettari di territorio, 4 volte più della media più recente.